Ciao Ciccio e bentornati sul canale, qui è Nemir. Oggi sono qua per farvi un unboxing, dai, chiamiamolo così, una roba veloce. Cos'è che ho qua? Abbiamo la nuova serie di carte Panini Score della Serie A. Allora, come sapete, io e il calcio non andiamo d'accordo, non siamo mai andati d'accordo. Però c'è questo hype, questa cosa di questa nuova serie di carte sportive Panini. Come sapete, la Panini in Italia ha sempre fatto le figurine, tutte queste storie qua, e va bene. Nel resto del mondo, soprattutto in America, è molto famosa per le carte sportive, del basket, del football, del baseball, di tutte queste storie qua. Da anni fanno le carte del calcio, per esempio qui in Inghilterra, fanno quelle della Premier League, che è, diciamo, la Serie A inglese. E quest'anno per la prima volta hanno iniziato a fare le carte, questa serie Score, per la Serie A, quindi la serie, la Lega Italiana. E niente, a quanto visto sono andate a super ruba in Italia, sono introvabili, non si trovano da nessuna parte, tutti le vogliono, tutti le cercano. Ovviamente qui in Inghilterra le vendono sul sito della Panini e non se le sta cagando nessuno, perché in realtà qui interessano quelle della Premier League, che è la loro lega, quindi quelle della Serie A si trovano tranquillamente. Quindi ho detto, cosa facciamo? Voglio vederle, vediamo come sono, vediamo come sono fatte. Prendo uno starter pack e quindi l'ho preso e adesso lo andiamo ad aprire insieme. È bello grosso, dentro c'è un paio di cosine. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio cosa c'è e apriamo i due pacchetti, due fat pack che ci sono dentro. Ovviamente scusatemi perché i calciatori non sono miei amici, quindi non conoscerò nessuno di quelle che ci sono dentro, ma ci proviamo, vediamo insieme come sono, va bene? Allora, eccoci qua con il nostro starter pack, una bella bestia. Quindi Soccer Trading Card Score 2021-2022 Serie A, e nonostante l'abbia preso sul sito della Panini UK, è tutto scritto in italiano, quindi le nuove raccolte per la gioventù. Starter pack contiene un raccoglitore, due fat pack da 30 card, una guida ufficiale. A soli 19,90, io però l'ho pagato 16 pound, giustamente. È un po' tacky, è un po' rumoroso, però va bene. Quindi raccoglitore, guida ufficiale, bustine, novità, parallel card. Quindi tra le card più rare e preziose, le variant delle card base stampate su materiale speciale con numerazione sequenziale. Va bene. E qui mi pare di capire, se la telecamera mette a fuoco, perché sta roba sbrilluccicosa non gli piace molto, ci sono i vari tipi di carte. Quindi abbiamo le carte base, carte Breakthrough, All-Ends Team, Hot Rookies, Score Team, Next Level Stats, Game Face, Intergalactic, Score Signature, che sono quelle con le firme vere. Vediamo se riesco, se ce la fa, ecco, a mettere a fuoco, molto bravo. E le 3D, quindi diciamo che hanno tenuto la nomenclatura delle carte americane. Ci sta, è una cosa nuova, in realtà non è una cosa nuova, ma è una cosa nuova per le carte della Serie A, per una lega italiana. Comunque, andiamo ad aprire sto coso, che magari smette anche di fare tutto sto bordello. Vediamo un po'. Questo via. Oh, eccoci qua. Abbiamo i nostri due fat pack, così chiamati perché sono appunto ciccioni, molto carini. Poi abbiamo la nostra guida, vorrei dire, esatto. Quindi insomma, è scritto tutto in italiano, perfetto. Quindi cioè, se qualcuno qua, non mi stupisco che non vada a ruba qui in Inghilterra, perché chiaramente qualcuno compra sta roba e c'ha un materiale che è completamente scritto in italiano, chiaramente per me va bene, ma per tutti gli altri mica tanto, cazzo capiscono? Quindi c'è, ok, la descrizione specifica di ogni tipo di carta, quindi è proprio una guida vera e propria. Abbiamo le carte base, carte breakthrough, stelle emergenti, ok, quindi sono i nuovi campioni, All-Ends Team, la vittoria nel calcio parte dalla bravura dell'estremo difensore, ok. Hot Rookies, che sono appunto gli esordienti, quelli nuovi. Score Team, Next Level Stars, ah no, Next Level Stats, quindi statistiche, non stelle. Game Face, Intergalactic, 3D, che sono tre giocatori, ok.
e poi Signature, che diciamo che sono forse quelle più rinomate, più ricercate. Abbiamo una checklist, sono un botto di carte, sono veramente tante, ci sta. Però ci sta che includano una guida per, insomma, raccapezzarsi all'inizio. Poi abbiamo sto raccoglitore. Il raccoglitore è abbastanza normale, però dai, ci sta. C'è un'altra checklist qua. Bello, bello, bello grosso, anche pesantino, devo dire. Non c'è male. Dai, per essere incluso dentro uno starter pack ci sta. E qua in alto abbiamo i numeri delle carte, quindi della collezione. Non ci sono le singole cose numerate, ma si infilano da sopra. Come cazzo si infilano? Perché non riesco a capire. Ah, dal retro. Ok, è al contrario, si infilano da dietro. Di solito si infilano da dietro solo da metà in poi. Vediamo se cambia. No, è sempre uguale. Un po' strano questo raccoglitore, però va bene. Non so in realtà chi fa collezione di questa cosa, non so quanta gente in realtà userà questo raccoglitore, però vabbè. Allora, abbiamo i nostri due fat pack, quindi 30 card value pack. Niente, andiamo a vedere cos'è che c'è dentro. Andiamo a vedere un po' come sono queste carte e buono. Madonna, sono veramente ciccioni. Va bene. Allora, riusciamo a mettere a fuoco? Oh, eccoci qua. Allora, non vi sto neanche a dire i nomi di sti calciatori, perché veramente mi sento scemo, perché non mi pare il caso. Le carte sono ok. La qualità... oddio, se guardiamo i bordini qua... non so, la qualità è un po' quella che è. La qualità di stampa è ok, però come vengono tagliate, non so, se inizia a gradare sta roba, e suppongo, cioè, nel momento in cui trovi una carta con la firma e tutte queste storie qua, magari vorresti farla gradare, non so. Cioè, questa qui è letteralmente la prima carta, guardate quest'angolo, è un po'... Comunque, di per sé la qualità della carta non è malaccio, però vabbè. Allora, continuiamo un po', andiamo... Quindi sì, sono tutti calciatori di Serie A, sono sicuro che se seguite il calcio li conoscete tutti. Io non sto neanche a dirvi nomi, perché, guarda, tipo questo, Charlampos, Ligonci... Va bene, dai, non importa. Non ho assolutamente... Oddio, cosa è successo qua? Assolutamente idea di chi sia sta gente, ma non importa. Sapete che io ho questo vizietto delle carte collezionabili. Ok, quindi... Rookie, questa è Rookie Card di Leonardo Mancuso, quindi vuol dire che è la sua prima stagione in Serie A. Non so se ha senso dividerle rispetto alle altre. Anche questa è una Rookie Card di Mattia Caldara. Mettiamo separati, dai, Rookie, just in case. Non so perché sono un po' su, un po' giù, ma va bene, non importa. Va bene, molto belle. Suppongo che quelle fighe siano queste qua in fondo. Infatti, mo ci arriviamo, perché lo sappiamo, nessuno frega un cazzo di sta roba. Un altro rookie. Oh, ok, abbiamo la nostra prima prismatica. Non so bene come sia il nome preciso. Guglielmo Vicario dell'Empoli, anche questa è una rookie e luccica fortissimo col bordo rosso. Va bene, ci sta. Abbiamo un'altra che luccica col bordo rosso, Emil Audero della Sampdoria. Dietro c'hanno qualcosa di speciale? No, non c'è niente. Cioè, le carte sono scritte in inglese, ok, quindi le stampano uguali per tutti. E, ok, abbiamo un Hot Rookies di Emanuel Vignato, che è diverso dai rookie normali, carte rookie normali. E infine abbiamo Score Team di Mario Pasalic. Ok, hanno il retro leggermente diverso queste carte. Ci sta, però nessuna firma, nessuna numerata. Boh, così va bene, ci sta, dai, sono carine. Ma andiamo ad aprire il secondo Fat Pack. No, non so perché lo apro da sopra, che chiaramente è fatto per essere aperto da sotto.
Ovviamente è andato via il sole completamente, sul quale contavo per fare questo video, ma non importa, va bene. L'importante è che riusciate a vedere le cosine. Allora, iniziamo con il secondo pacchetto, andiamo veloci perché tanto queste abbiamo capito che ci interessano relativamente. Poi sono tutte una sopra, una sotto. Molto bella la maglia dell'Inter con il serpente, tutte queste storie qua. Così per dire, tanto per farvi capire, non ho mai visto. Vabbè, non importa. Metto sempre da parte i rookie per qualche motivo, semplicemente perché sono rookie. Metti che Francesco Di Tacchio fra 10 anni diventa una super uber star, questa sarà stata la sua prima carta rookie e avrà un certo valore. Allora, va bene, altro rookie, va bene, al contrario, dai, arriviamo in fondo, che vogliamo vedere rookie, vogliamo vedere se c'è qualcosa di decente. Allora, iniziamo con un'altra luccicosa, Dejan Kulusevski della Juventus, e poi abbiamo Ethan Ampadu del Venezia, anche questa rossa luccicosa. Poi abbiamo un All Hands Team, carta di Andrea Consigli. Ok. E ok, abbiamo una Breakthrough, quindi abbiamo un altro genere ancora, di Irving Lozano del Napoli. Queste sul retro come sono? Ok, leggermente diverse anche queste, hanno questo effetto Breakthrough. Ok, ci sta. Quindi purtroppo neanche qui abbiamo purtroppo trovato nulla di numerato, firmato o eccezionale. Le carte sono ok. Adesso questa foilatura, ti dirò, non è malissimo. Non so come la chiamano, prismatica, red prism, parallel, non so come cazzo la definiscono, holo comunque. È ok, non è super eccezionale, però dai, diciamo che si fa guardare. Stavo guardando un po' i bordi, un po' come sono tagliate queste carte. Un po' hit and miss, dipende molto da carta a carta. Però boh, sì, questi bordini qui non mi convincono eccezionalmente. Ah, guardiamo qui. Non si riesco a zoomare, esatto. Sull'angolino tutto un po' tagliato così, un po' come viene, devo essere sincero. Vabbè, comunque, sì, poi ovviamente le carte di questo genere con i bordi spigolosi, a differenza delle carte di Pokémon, di Magic, che invece hanno il bordo arrotondato, queste qui è un attimo che si rovinano. Però, dai, comunque, questo è quanto. Vi ho aperto questo bel pacchetto, starter pack di Panini Score Serie A, e niente, questo qui è quello che si trova all'interno. Dubito che farò questa collezione in generale, perché il calcio non mi interessa, però ci stava aprirlo per vedere un po' com'era e per farvelo vedere a voi. Ok cicci, questo è tutto per oggi, al solito spero che vi sia piaciuto il video, siete invitati a lasciare un like, a iscrivervi al canale. Qui in alto vi lascio altri video appunto dal canale se avete voglia di guardarli, e niente, noi ci vediamo alla prossima. Un bacione, ciao ciao!